e Padovani siete un po' sempre cambiati di posizione, ma il risultato non cambia. Siete sempre voi due a mettere in mezzo i palloni. Padovani un po' più uomo gol, anche se in queste settimane sta un po' mancando. Tu, diciamo, ti dedichi sempre agli assist. Sì, oggi dopo l'assist ho provato a calciare di destro, ma meglio che non calcio. Però a parte gli scherzi, non si poteva giocare su questo campo, quindi prendiamo di buono che comunque ho fatto l'ennesimo assist e che abbiamo preso altri 3 punti che ci fanno proseguire il nostro cammino verso l'obiettivo che è quello comunque di vincere il campionato. Forse quello di oggi era un terreno quasi peggiore di quello della Riviera delle ultime settimane. Oggi non si poteva assolutamente giocare, non si riuscivano a fare 2 passaggi di fila, però la nostra forza è stata quella di adattarci al campo, la grande squadra, la capolista si vede anche in questi campi. Noi non abbiamo peccato di presunzione, siamo messi a giocare ai loro livelli, abbiamo buttato la palla lunga, abbiamo cercato di lottarci sulla seconda palla e penso che anche oggi in un campo del genere comunque abbiamo creato quelle 5-6 palle gol nitide. 12 vittorie per la Samp, 2 pareggi, continua l'imbattibilità e anche in partite dove c'era tutto da perdere come quella di oggi. Sì, ripeto, faccio i complimenti alla squadra perché questa era una partita che una squadra debole poteva sottovalutare. Noi non l'abbiamo fatto, sappiamo che il nostro cammino è sempre insidioso perché tutte le squadre ci aspettano e con noi cercano, diciamo, la partita della gloria perché vincere o fare un risultato con la Samp li porta alla ribalta. Noi siamo stati bravi, adesso dobbiamo prepararci bene perché abbiamo le ultime 3 partite del girone d'andata e vogliamo onestamente chiudere bene per poi staccare un attimo la spina. Grazie. Grazie a voi.